tempo che abbiamo a disposizione con i problemi della fusione, letti soprattutto alla luce del progetto 206 che è all'esame della Commissione del Consiglio regionale. E dunque, un primo punto, questo progetto e gli altri progetti. Sono stati presentati altri progetti, mi è capitato di leggere proprio di recente stamattina che questo progetto in realtà nulla sarebbe se non la riproposizione con parole diverse dei progetti presentati, di altri progetti che sono stati presentati. Beh, questo però per la verità a me non sembra proprio. Il progetto che è stato presentato, 206, ha una sua specificità, si differenzia dagli altri progetti nella filosofia, ha un'impostazione completamente diversa. E qui bisogna distinguere il momento della fusione, momento nel quale si realizza la fusione, dal processo dell'integrazione delle preesistenti amministrazioni. Ecco, su questo punto la filosofia è ribaltata, è completamente diversa solo ai progetti presentati in Abruzzo, ma in generale rispetto ai progetti che conosciamo a livello nazionale. E cioè si rifugge dalla soluzione semplice a portata di mano del cosiddetto spontaneismo organizzativo, cioè fissiamo la data della fusione e poi ci organizziamo. Nell'ipotesi limite il progetto di legge poteva essere racchiuso sostanzialmente in un unico enunciato normativo, in una sola formula. Dal 1 gennaio 2019 è costituito il comune di Nuova Pescara con la contestuale estinzione dei comuni originali, le funzioni di governo sono affidate temporaneamente a un commissario. Questa è la formula che grosso modo ricorre nei progetti di fusione, anche nel progetto di fusione che è stato evocato stamattina, che riguarda la Calabria, i comuni di Rossano e di Corigliano Calabria. Ecco, il progetto che è stato presentato invece è più ambizioso, c'è un qualche cosa di più, di molto di più, perché quello che si vuole offrire non è soltanto una soluzione per un qualche cosa di meno, mi riferisco a qualche decina di consiglieri comunali in meno e abbiamo risolto il problema, ma quello che si vuole offrire è un qualche cosa di più, come è stato detto dal Presidente, un di più di qualità di cittadinanza. Si vuole offrire un qualche cosa di più, è un progetto ambizioso e per porre le basi, per offrire un qualche cosa di più, occorre, se pensato, un preliminare allineamento dell'organizzazione e dei servizi, perché il tutto non ridondi in un peggioramento dei servizi erogati. In effetti questo progetto di fusione riguarda una realtà che rappresenta un unicum a livello nazionale, una realtà assolutamente unica. Si stima che più dell'80%, 86% delle procedure di fusione riguardi comuni con meno di 5.000 abitanti. Qui siamo a circa 200.000 abitanti. Anche il parallelo con il caso di Corigliano Calabro e di Rossano Calabro regge fino a un certo punto, perché lì abbiamo una taglia dimensionale che è la metà del caso che ci riguarda. Lì sono due comuni, qui sono tre, e non c'è, come nel caso di Corigliano Calabro e Rossano Calabro, non c'è la omogeneità dei soggetti destinati a fondersi. Ora, tutto questo ha spinto a prevedere nel procedimento di fusione un percorso che è stato definito dal sindaco Alessandrini a tappe forzate. Sì, in una certa misura lo è, ma lo è per un'esigenza di chiarezza e di funzionalità. Nel progetto si prevede chiaramente chi fa che cosa, entro quando e con quale strumento. E il progetto risponde anche a un'altra preoccupazione che è stata avanzata di recente,
che è quella del coinvolgimento dei comuni originari, degli amministratori in casa. Ma nel progetto bisogna dire con molta chiarezza che gli amministratori in carica sono i protagonisti del processo di fusione. Sono i protagonisti assoluti. Sta a loro, nell'ottica di un procedimento che possiamo chiamare in gradualità responsabile in vista del 1° gennaio 2019, a divenire a quelle soluzioni organizzative tali per cui questa fusione si possa fare con utilità per la collettività e senza costi nel peggioramento dei servizi erogati. Protagonismo assoluto dei sindaci nel comitato per la fusione, protagonismo assoluto nella redazione del programma di fusione, protagonismo non solo dei sindaci ma di tutti gli amministratori in carica nella cosiddetta assemblea congiunta, che ha l'incarico fondamentale, tra l'altro, di elaborare il nuovo statuto, cioè il nuovo statuto del nuovo soggetto. L'elaborazione di questo statuto è affidata agli amministratori in carica. Hanno un compito di progettualità assolutamente fondamentale e centrale, ma anche protagonismo delle comunità, perché nel procedimento di fusione si prevede l'istituzione successiva, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, dei municipi. Il tempo è tiranno e provo rapidissimamente a toccare alcuni punti critici che sono stati evidenziati negli interventi che mi hanno preceduto. Veramente cercherò di essere rapidissimo. Dunque, il ruolo dei sindaci e degli amministratori in carica, cercato di chiarirlo, è un ruolo assolutamente centrale e di grandissima responsabilità, che richiama anche quella riconfigurazione non solo del territorio ma anche della classe dirigente di cui parlava il Presidente poc'anzi. È un banco di prova importante saper rispondere con responsabilità alla sfida che c'è. Molti successivamente all'istituzione del nuovo comune ci sono dei limiti, ma sono dei limiti posti dalla normativa nazionale rispetto alla quale la legislazione regionale non ha ambiti di discrezionalità. La questione che era stata posta della scadenza anticipata dei consigli comunali, in particolare di Pescara e di Montesilvano, che verrebbero a scadere con 4 o 5 mesi di anticipo rispetto al naturale termine, è un dato inevitabile questo, per la verità assolutamente necessario, perché quando si realizza la fusione non possiamo partire dal presupposto che ci sia perfetto allineamento fra tutte le amministrazioni coinvolte rispetto alla data di elezione, che può variare in funzione di numerosi fattori. E dunque, se non ci, infatti non c'è, perché tra lo scultore sappiamo è stato da poco rinnovata l'amministrazione, ma la scelta è fra due corni: da un lato o anticipo la scadenza o introduco per qualcuno la proroga. Rispetto ai due elementi la soluzione costituzionalmente corretta è quella di anticipare per ridare la parola al soggetto titolare della sovranità, cioè al corpo elettorale, e quindi non si può opporre una sorta di diritto dell'eletto rispetto all'intervento del titolare della sovranità. Mi fermo qui perché ho esaurito abbondantemente il tempo e ringrazio ancora dell'invito. Grazie a Romano Ru, la parola a Armando Mancini, direttore generale della ASL Pescara. Grazie, cercherò di recuperare un po' di tempo. La crescita della popolazione sulla costa adriatica è un fatto ormai datato da 150 anni e secondario alla crescita di tutte le infrastrutture, soprattutto quelle viarie, e quindi si discute oggi di una
una entità urbana di 200.000 abitanti che si è venuta a creare. Chiaramente su questo c'era il riferimento prima fatto dai precedenti relatori, su questo si possono attivare meccanismi virtuosi di economia di scala, come si riferiva prima il rettore D'Amico. Chiaramente contrattando su 200.000 abitanti si riescono ad avere capacità gestionali economicamente migliori. Su questo però sarebbe bastata l'Unione dei Comuni, che è il tipico organismo, organo gestionale. Qui si discute su qualcosa di più, su una città nuova che abbia la capacità di pianificare e di programmare insieme, quindi non solo di gestire, di fare quel salto di qualità che possa permettere a tutta l'area di diventare veramente un volano di crescita, e questo è valido per tutto l'Abruzzo. Io mi limito a guardare due o tre cose perché gli altri hanno già detto praticamente tutto quello che c'è da dire. Un dato importante è il consumo del suolo. Noi continuiamo a parlare di possibilità di crescita di una città come Pescara, che ha 34 km quadri di superficie e che se ne è mangiato tutto. A fronte di realtà che hanno la stessa popolazione, come possono essere Rimini o Ancona, che hanno una superficie di 125, 130, 135 km quadri. In fondo, se Pescara e Montesilvano sono diventate per certe zone dei quartieri dormitorio, e se la paura è che questo avvenga, è stato anche per la difficoltà di avere la possibilità di allocare funzioni e strutture. Quindi il problema che sollevava prima il presidente dello stadio nel territorio di Spoltore, Pescara grande vuol dire proprio questo: riuscire a ridurre questo consumo di territorio del tutto improvvisato che c'è stato, e permettere di riposizionare strutture produttive, strutture che siano di richiamo. Si tratta, e qua sta la capacità degli urbanisti, di non creare le nuove periferie. E questa è una sfida importante, anche perché l'attrattività di una città dipende anche da come ci si vive, non solo dal numero di persone che ci vivono. Io voglio però mettere l'accento su due punti a cui bisognerà prestare particolare attenzione. Uno è l'innegabile effetto attrattivo che avrà la nuova Pescara sulla realtà che noi chiamiamo dell'entroterra o della seconda fascia. Sicuramente questo avrà un'attività di attrazione, e noi abbiamo, solo per citare la nostra provincia, abbiamo 10 comuni sotto i 1.000 abitanti e 5 comuni sotto i 500 abitanti, il che vuol dire che abbiamo circa 10 comuni che sono a rischio, non vi dico l'età media perché li immaginate da soli, sono a rischio di scomparire, anche perché poi è un piano inclinato, quando si raggiunge una soglia critica tutti scappano perché non ci sono servizi. Su questo ci vorrà veramente un importante intervento per cercare di riequilibrare e mantenere il territorio, non artificialmente, quindi non accanimenti terapeutici, ma mantenerlo in vita. E questo ha un risvolto anche nell'attività che io attualmente svolgo, che è quella di direzione generale dell'ASL. Noi abbiamo due ospedali, Penne e Popoli, che possono e debbono avere una ragione se hanno un volume, perché dobbiamo parlare di volumi, se hanno un volume di attività. Al di sotto di un certo volume di attività diventano insostenibili dal punto di vista economico. Quindi lo sforzo deve essere per mantenere in una crescita di un polo costiero, di mantenere funzioni che permettano di continuare a vivere all'interno. E poi la seconda ed ultima cosa, e quindi chiudo,
è una preoccupazione forse peregrina, però l'asse Chieti-Pescara, le strutture, l'area metropolitana Chietino-Pescarese, non Chieti-Pescara, Chietino-Pescarese, perché comprende realtà che non sono solo la città di Chieti e Pescara, ma sono tutti i comuni che gravitano intorno a quest'asse, non deve riuscire indebolito da questo intervento che crei una Pescara più grande. Cioè non dobbiamo creare una situazione in cui la realtà dell'area chietina possa venirsi a trovare in una situazione di sudditanza numerica. E questo è importante perché, e chiudo, io ritengo che veramente sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista dello sviluppo l'area metropolitana Chieti-Pescara sia quello che deve essere veramente l'area portante di tutti noi. Ed anche perché, e chiudo, non vorrei che una Pescara grande porti poi la nostra area a un isolamento regionale nei pesi che la politica in democrazia viene a determinare, per cui noi ci troveremmo ad avere una situazione in cui noi diventiamo più grandi, ma il resto della regione, che è quello che poi fa governa la politica regionale, non veda in tutto ciò una crescita positiva e quindi questo crei una discrasia che potrebbe essere alla lunga un conflitto inutile. Grazie. Grazie a Armando Vicini, anche perché ha rispettato i tempi. E la parola a Daniele Tecci, presidente della Camera di Commercio di Pescara, mi pare ancora. Di Pescara. No, ancora Pescara. Quando vorrà il presidente. Buongiorno a tutti, rapidamente. Sono fortemente preoccupato da chi, dagli interventi che mi hanno preceduto, sottosegretario, perché negli ultimi anni in Abruzzo di chiacchiere molte, ma di fatti, come in generale nel paese, noi abbiamo necessità di questa nuova Pescara che di fatto per la politica e per la pubblica amministrazione non esiste, ma per i cittadini e per le aziende già c'è. I cittadini e le aziende vivono la nuova Pescara ormai da 30 anni. Oggi noi abbiamo necessità semplicemente di mettere a sistema questo nucleo, diciamo, che poi stiamo parlando di un piccolo borgo, perché pensiamo ai nuovi orizzonti, alle nuove economie, 180.000 persone, stiamo parlando veramente di nulla. Non c'è da temere questa cementificazione, come qualcuno teme, non mi rivolgo ad Armando, ma anche ad altri interventi che ci sono stati, perché noi abbiamo un territorio giovanissimo, sottosegretario, un territorio che è nato l'altro giorno. Non siamo Rimini, Armando, che ha una vasta estensione. Noi abbiamo 10 km di costa e tutto lì si è concentrato. Poi con i pregi e con i difetti, ma che hanno fatto di questo posto, io lo chiamo così, non la nuova Pescara, di una cosa che già c'è per noi aziende e per noi cittadini, questo posto ha avuto questo grande effetto di trascinamento e i primi beneficiari, mi dispiace dirlo, il sindaco di Montesilvano per l'amico di Sportore sono stati i comuni di Sportore e i comuni di Montesilvano, perché se lei immagina che oggi Sportore, che è un borgo di grandissima qualità, ma veramente di grandissima qualità culturale e storica, ma oggi la vera realtà sportoresi si chiama Santa Teresa, si chiama Villa Raspa, l'Arca, che è un insediamento molto importante che c'è stato all'osso della città, è messo lì perché c'è Pescara, ha tutta una logica. Io chiudo rapidamente la battuta che mi ha fatto il governatore, che aveva sentito, perché noi in questi anni
vedo, ho visto Enrico, eccolo laggiù, Enrico Marrani, io l'ho visto. Noi in questi anni, come siamo stati, una delle prime Confindustria, abbiamo anche beneficiato di una serie di bonus. Confindustria che di Pescara ha a fare con grande sofferenza, glielo dico, perché anche noi siamo peggio dei politici a volte. E così come siamo arrivati a fare una camera di commercio che la chiuderà sull'interno il 70% circa dell'economia di questo territorio, dovete lui che deve spiegare a Valdisano che quello che c'è lì dentro in quel contenitore. Noi dal punto di vista del sistema delle imprese con grande sofferenza, ma ci siamo arrivati e sarà sicuramente un vantaggio. Io quello che mi auguro è che questo tema, perché sentir parlare delle periferie è quasi come un termine dispregiativo, la periferia. Per me il miglior posto di Pescara è la zona della Pineta Sud, via Scarfone, la periferia. Qualcuno. Cioè, è chiaro, dipende da come intervieni, lo so, ma dipende da come intervieni e da come programmi il territorio. È molto semplice. Il problema oggi è che bisogna risedersi e uscire fuori da certi luoghi comuni, perché noi abbiamo un piccolo borgo che si chiama Pescara, che fa 115.000 persone, con palazzi, l'opera più bella di questa città, secondo me, adesso qualcuno si dispiacerà, sono le torri Camuzzi, che caratterizzano forse più dei ponti dei fenomeni dei borghi. Allora, pensare l'urbanistica in modo diverso, pensare all'edilizia, una diversa edilizia che salga in alto, come si fa in tutti quei posti dove oggi si cresce, dove si va avanti e dove si riqualifica il territorio, ma si va in alto. Allora bisogna ripensare completamente il territorio e non rimanere legati ai soliti stereotipi. Tanti auguri a tutti. Grazie Daniele. Benci, allora, andiamo avanti, Di Costanzo. Graziano Di Costanzo, direttore di CNA Abruzzo, poi Sciarra della Petritto e poi il sottosegretario. Un po' di pazienza e ce ne andiamo diventa, a casa. Orario. Siamo da battute di un minuto, Moreno, perché diventa davvero complicato a quest'ora fare un intervento, però non solo cercherò di stare nel tempo, ma cercherò anche di dire qualcosa, diciamo, all'integrazione dei tanti degli interventi che ho ascoltato. Intanto grazie davvero al Partito Democratico che ha sposato tardi questa battaglia, perché noi, adesso lo diceva il professor Mantoscio, la Camera di Commercio, quindi le forze economiche, noi dall'inizio siamo stati, diciamo, non protagonisti, ma abbiamo sposato questo progetto, perché come diceva il presidente Becci, di fatto queste tre città, e poi per motivi le ha ascoltato, per motivi formali di legge non abbiamo potuto aggregare altre due cittadine, ma di fatto quando uno di pescaresi qui, noi lo sappiamo, quando ci spostiamo in quest'area c'è solo un cartello che dice che si passa da Pescara a Montesilvano, da Pescara a Francavino, da Pescara a Villaraspa, che è il comune di Sportore. Quindi in realtà i cittadini e l'economia, abitando questo territorio, ne hanno stabilito la vocazione e le prospettive. Però noi l'abbiamo confinato dentro dei territori comunali dove adesso, oggi ho ascoltato anche sia il sindaco di Pescara che il sindaco di Montesilvano, un po' più distonico quello di Sportore, dicono: ma mettiamo insieme i servizi, mettiamo insieme le cose, no, che vanno a vantaggio dei cittadini. Però poi succede sempre qualcosa, che quando non c'è un governo unico c'è sempre qualcuno che ha qualche mal di pancia, e su progetti strategici noi non riusciamo a costruire quello che ho detto al presidente della regione, con cui ho discusso parecchio tempo, ed oggi ho apprezzato al 100% quello che hai detto, ma insomma, ci siamo confrontati in passato su posizioni diverse. Io sono contento che oggi qui un partito di governo, io rappresento una forza economica, ma un partito di governo come il Partito Democratico assuma su di sé questo progetto, che è un progetto che vale per tutta la regione. Ora il professor Mantoscio ha usato termini anche un po' più enfatici, l'Italia, l'Europa, io non vorrei andare troppo lontano.
Questo è un progetto sicuramente straordinario per lo sviluppo economico della nostra regione, dove non dobbiamo più tornare su tutti quelle stupidaggini che ho letto questa mattina sul giornale. Il Partito Democratico, che è un partito di governo, mi pare che abbia preso una posizione netta, su questo non ci devono essere infringimenti. C'è una infrastrutturazione istituzionale in Abruzzo e quella non si tocca. Dopodiché, mentre ascoltavo e concludo, mi è tornato alla mente un termine che adesso gli urbanisti usavano un po' di anni fa, ero vicino al professor Mascarucci, perché Pescara, io abito qui da 30 anni, neanche io sono pescarese, lo sai, ma abito qui da 30 anni, in tante riunioni ho sentito parlare sempre delle periferie, del centro, di questo dualismo, e si parlava della città policentrica. Ecco, uso un termine che è un po' desueto, è uscito un po' dai vostri diciamo, dai vostri discorsi, però secondo me, se noi costruiamo una nuova città, noi dobbiamo costruire una città policentrica, dove non c'è Piazza Italia a Pescara da dove si governa la nuova città. C'è una città che spalma le sue funzioni su tutto il territorio, ma facendo una discussione con Moreno di Pietrantonio, ripeto, mi taccio, qualche tempo fa, forse una festa in unità di qualche anno fa, io ho detto: ma perché dobbiamo costruire alberghi a Pescara? Noi ce l'abbiamo il polo alberghiero, il Monte Silvano, c'è il Vini, esiste, perché non mettiamo insieme funzioni? Questo è il valore e la visione di un'amministrazione che guarda un po' più lontano. Poi tutte le cose che hanno detto qui, che ha detto benissimo il preside, il rettore D'Amico, cioè noi dobbiamo, oggi c'è una sfida straordinaria, dobbiamo costruire una città intelligente, una smart city, la possiamo costruire se noi mettiamo insieme queste tre realtà, superiamo tutte quelle difficoltà che qui sono state rappresentate e che ci saranno sicuramente, ma se abbiamo una visione e sappiamo che c'è un progetto straordinario, ecco, tutto il resto deve passare in secondo piano. Ok, grazie. Sciarra, presidente della CNA. E poi c'è anche la Rompone. Buongiorno a tutti, grazie Moreno per l'invito, sarò sintetico perché ho ascoltato, non voglio ripetere molti concetti che condivido. Ovviamente noi siamo, credo, in un momento importantissimo, è un'occasione unica, un'opportunità che anche dagli interventi che ho ascoltato credo che condividiamo tutti, quindi la distonia forse riguardo i tempi, c'è qualcuno, probabilmente degli amministratori che hanno paura che questa fusione fatta in maniera così repentina, come ho sentito dire, possa avere qualche problema, però credo che questo interessi poco alla cittadinanza, perché puoi trovare la quadra sul tecnicismo, su come ha detto anche il costituzionalista che ci ha preceduto, possa essere messa in atto poi la fusione per l'assetto istituzionale futuro, sia un fatto puramente tecnico, ma il discorso invece della visione che il presidente D'Alfonso e anche altri hanno giustamente messo in evidenza, è quello che tiene molto anche a noi del Lancio, perché ho sentito parlare di consumo del suolo anche da molti, mi sembra ormai un termine che viene ripetuto da tutti, mi fa piacere perché significa che c'è un'attenzione anche alla pianificazione del territorio. L'unione di tre comuni come possono essere Pescara, Monte Silvano e Spoltore, che di fatto esiste già perché abbiamo una continuità da parte nelle costruzioni, tutto quello che noi vediamo è già realizzato da tempo, però ha assolutamente bisogno di una regia comune. L'assessore Civitanese, che sta lavorando molto bene, non lo dico perché è qui presente, e a Pescara sta cercando di dare un'identità alla città, riorganizzarla, a puntare sulla mobilità, su creare gli strumenti affinché poi la città possa crescere, perché è ovvio che il problema dei tempi di percorrenza, della possibilità di avvicinarsi o meno a dei luoghi sia oggi molto importante, e poi anche il discorso della città, come ha detto Di Costanzo, policentrica, e questa è un'opportunità unica che c'è, perché Pescara ha poco territorio, abbiamo invece magari Spoltore, Montesilvano che ne hanno, quindi perché non
anche ipotizzare, ma non andare a decentrare, come diceva il sindaco Maragno, adesso non c'è, non me ne voglia, perché dobbiamo portare la prefettura a Montesilvano o l'ospedale, ma magari creare, inventarci qualche nuova funzione. Cioè, per rendere la città attrattiva non è che dobbiamo spostare e fare una redistribuzione sul territorio, ma facciamoci camminare il cervello, tutti, politici, cittadini, noi imprenditori, che in primis ci dobbiamo anche mettere in discussione. Una cosa vi dico, noi parliamo, sto leggendo in questi giorni queste polemiche con l'Aquila capoluogo, Pescara capoluogo, l'Aquila ha colto un'opportunità nel terremoto, quindi questo purtroppo terribile evento che è accaduto, ne ha tirato fuori una grande risorsa, perché si è messa a lavorare e oggi sta portando avanti un progetto di innovazione digitale, di innovazione per quanto riguarda i servizi. Per esempio la cablatura di tutta quanta la città è stata investita una grande somma, ovviamente ci sono stati vantaggi perché i trasferimenti dovuti al terremoto hanno ovviamente facilitato, cosa che noi non possiamo fare, però i sottoservizi che sono stati inseriti all'interno della città e permetteranno nel futuro di poter implementare al meglio tutto ciò che verrà al loro intorno, e vogliono creare una città che sia un luogo in cui si sviluppi uno studio sui terremoti, uno studio sulla diventa un'eccellenza, dove già con l'Officina L'Aquila, che è uno degli eventi che stanno portando avanti, oggi addirittura c'è l'ultimo giorno, stanno attirando anche studiosi dalla Nuova Zelanda, dalla California, cioè sta cominciando a diventare un luogo di eccellenza. Questo è un esempio, per esempio, di capacità di avere innovazione. Quindi Pescara allo stesso modo deve avere la capacità di capire dove vuole andare, dove vogliamo che la nostra grande città possa portarci, perché poi è automatico che verranno gli investimenti. Faccio solo un accenno su qualcosa che riguarda il nostro settore, il settore dell'immobiliare. Quando noi andiamo a presentare dei progetti all'estero, a fondi immobiliari o anche in Italia, c'è già una discriminante, cioè se la città non raggiunge un certo numero di abitanti, alcuni progetti non vengono neanche presi in considerazione. Quindi il dato demografico di per sé non conta nulla, ma purtroppo poi invece anche il suo peso, quindi avere una capacità di un certo numero di abitanti e che se ne dica è anche molto importante. Quindi io invito, noi siamo ovviamente molto pratici, quindi tendiamo a voler sintetizzare anche a livello di tempi, quindi invito la Regione ad essere veramente l'elemento promotore e coordinatore di questo processo, che possa svolgersi nel più breve tempo possibile. Poi giustamente ci saranno i passaggi ulteriori per far sì che questi avvengano in maniera che non sconvolgano le comunità, perché poi il territorio Pescara con questione sportiva è un territorio che ha una stessa identità, non possiamo parlare di territori diversi che hanno diciamo così tradizioni diverse, questo credo che nessuno di noi lo possa dire, e questo possa diventare per noi un volano affinché tutto il resto della regione possa essere consapevole e anche fiero di avere Pescara come elemento trainante, quindi far sì che noi possiamo diventare per il futuro anche un esempio per tutta l'Italia. Grazie. Allora, per un attimo ringraziamo bene il nostro Sciarra, parla adesso il dottor Vetritto, se ci sono amici fuori che rientrino, e voglio ringraziare per la presenza, diciamo, occasionale, da me molto apprezzata, il presidente dell'autorità portuale di Ancona, del Medio Adriatico, il bravissimo presidente Giampieri, con il suo principale collaboratore, il segretario generale. Prego. Grazie presidente, grazie dell'invito. Naturalmente parlo da dirigente pubblico, il dirigente pubblico non fa le scelte le fa la politica, il dirigente pubblico porta i vincoli di razionalità rispetto alle scelte. Quindi, avendo avvertito in tutta la discussione della mattinata ancora una tensione dialettica tra posizioni diverse, provo a dare una serie di dati di fatto che spero possano restare nella discussione che ancora va avanti rispetto a questo processo. Il direttore dell'analisi economica e statistica dell'OCSE è un italiano, si chiama Paolo Veneri, ha dimostrato statisticamente che le città italiane sono largamente sotto la media
dell'Ocse per la capacità di produrre PIL e sono al penultimo posto per la capacità di produrre posti di lavoro. L'Italia soffre di un problema gigantesco di efficacia del suo sistema urbano e questo dipende da una serie di mancate scelte che sono state fatte in giro per il mondo. Dagli anni 60 ad oggi il volto fisico delle nostre città è cambiato completamente. Quello che una volta erano i comuni di prima cinta sono diventati indistinguibili dai quartieri esterni delle nostre città. Esiste un fenomeno di coalescenza degli ambiti urbanizzati che non è stato governato. Siamo fermi alla geografia amministrativa degli anni 60, quando invece la realtà fisica dell'interdipendenza delle persone, dimostrata per esempio dalle matrici del pendolarismo, ci dice che esistono già oggi delle città di fatto che sono la somma di una serie di città di diritto che sono i vecchi confini comunali. Su questo disallineamento fra città di fatto e città di diritto, forse il più importante economista urbano italiano, che è Antonio Calafati, ci chiede di riflettere da molti anni. Cosa è accaduto negli altri principali paesi europei negli ultimi decenni? La Germania ha oggi un terzo degli enti locali che aveva 20 anni fa. Attraverso fenomeni di aggregazione, di integrazione funzionale, di fusione vera e propria di realtà comunali preesistenti, ha oggi un terzo degli enti locali che aveva. Ho sentito un paio di volte dire una cosa non corretta stamattina, ossia la Francia delle autonomie, la Francia di un alto numero di comuni, 38.000, che non è una Francia delle autonomie, è una Francia che da, credo di non sbagliare, un paio d'anni ha ridotto da 22 a 13 le sue regioni e che ha collocato la funzione amministrativa di prossimità su un livello intercomunale obbligatorio, che è quello delle cosiddette comunità nouvelle, costruite un po' ad somiglianza del sistema dei Kreis tedeschi, dove addirittura se i sindaci non si mettono d'accordo decide il prefetto. Perché a fronte del fenomeno del cambiamento, dell'interdipendenza funzionale fra le persone, le cose, le imprese nei contesti delle urbanizzazioni dense che hanno superato i vecchi confini amministrativi dei vecchi comuni, alla fine qualcuno deve pur decidere. Qui noi abbiamo un sistema anche giuridico molto complesso, hanno deciso i cittadini, mi pare, c'è stato un referendum e quindi viene il momento dell'attuazione e dell'implementazione. Naturalmente questo non vuol dire la totale cancellazione delle identità storiche e culturali, ma non deve voler dire necessariamente il mantenimento dei livelli istituzionali. Probabilmente molti di voi sapranno che quello che una volta si chiamava Londra non esiste più. Esiste un livello amministrativo che è il livello dell'autorità metropolitana londinese ed esistono i boroughs all'interno di Londra, che possono essere, per esempio, secondo la legge del Rio, nei nostri contesti metropolitani, i municipi metropolitani. Esiste la prossimità, esiste l'interdipendenza. Già oggi un'area urbanizzata densa che è transprovinciale, ci è stato raccontato più volte nella mattinata, che di fatto porrà prima o poi la questione del coordinamento di una strategia comune, non voglio dire l'adozione di un vero e proprio piano strategico, ma comunque di una strategia comune, addirittura fra Chieti e Pescara, perché questa è la realtà dell'interconnessione funzionale di questa densissima zona urbanizzata del Medio Adriatico. Ecco, tutto questo è la prospettiva, diciamo, si è detto ineliminabile del prossimo futuro delle realtà urbane. Già oggi è possibile, la legge Rio, ricordate, è stata molto più criticata che letta, ha già dentro tutta una serie di strumenti di flessibilità che consentono, su base convenzionale, su base volontaria, di affrontare la questione fondamentale. Le persone, le cose, i servizi si muovono ormai su una dimensione che è superiore a quella dei confini dei vecchi comuni e per esempio i trasporti, il consumo di suolo, la collocazione di servizi si collocano nella grandissima densità dell'urbanizzazione di questa macro area urbana del Medio Adriatico. È evidente che prima o poi si arriverà al punto drammatico, diciamo, della creazione di una sorta di unico contesto urbano chietino-pescarese. Fermarsi addirittura o rallentare il processo rispetto a questo primo sforzo aggregativo, diciamo, non succede soltanto a Pescara, succede in molte realtà anche di città medie.
sappiamo come i processi metropolitani, dove addirittura la legge del Rio ha direttamente fornito strumenti anche giuridici specifici per arrivare a governare questa coalescenza, spesso questi processi segnano il passo, non bisogna avere timore del conflitto, quindi nemmeno nel contesto pescarese, e però bisogna essere consapevoli che siamo dentro un sistema in cui la salita di scala delle grandi funzioni che consentono la qualità della vita e l'attrattività anche economica dei territori, in tutti i paesi occidentali si stanno muovendo verso l'alto. Ieri ero a Verona. Verona non ha fatto un processo, diciamo, di fusione di un certo numero di comuni dell'intorno, ma sta lavorando istituzionalmente da tempo a funzionare in una logica di unione con una ventina di comuni dell'intorno su base di convenzioni o su base, diciamo, di modello di unione. Lecce dispiega strumenti tecnologici su una trentina di comuni del suo intorno. Sassari funziona già oggi come centro di una vera e propria rete urbana che tiene sulle principali, sulle qualificanti funzioni pubbliche di carattere urbano, un numero alto di comuni dell'intorno, intorno a un'unità di funzionamento. Io da abruzzese, sono nato a Teramo, credo che questa sfida della costruzione della macro area urbana del Medio Adriatico sia una delle determinanti del destino socio-economico del centro Italia, non soltanto dell'Abruzzo. E quindi credo che il processo intorno a cui appunto ancora oggi ho sentito tanti dubbi e tante perplessità debba invece trovare in questi raffronti internazionali, in questi processi che si sono innescati in tutto il mondo, la ragione per trovare il coraggio di saltare alcune perplessità di questa fase. Chiudo soltanto con un impegno come Dipartimento degli Affari Regionali, la volontà testata dal sottosegretario Bressa, stiamo mettendo in campo proprio in questi mesi un'azione di capacitazione degli enti locali che vogliono affrontare con un supporto centrale quel lavoro sulla riorganizzazione su una scala superiore dei servizi fondamentali nei contesti delle fusioni, delle unioni, delle integrazioni operative, che si chiamerà Progetto Italia. E quindi, al di là, diciamo, dell'invito, c'è l'impegno, insomma, a essere qui anche dentro questi processi per tutto quello che a livello di efficientamento delle strutture amministrative può essere fatto per rendere rapidamente realtà la nuova Pescara. Grazie. Grazie al direttore di tutto. Un minuto a Padovano e la confronto. Ubi Maio, Minocci e Assante, giustamente. La radio dovrei parlare almeno in mezza giornata, quindi un minuto faccio così. Stiamo facendo. No, per carità, non voglio dare fastidio a nessuno. Io non, mi chiamo Antonio Cicalini, sono di Chieti. Non avevo riconosciuto. Grazie. È un meticoloso studioso politico. Grazie tanto, Presidente, per quel che si può. Se volete mi leggete a Chieti su Facebook o a Chieti Cultura. Sono là e vedete tutto quello che ho scritto anche sul presidente magnifico, unico che rimarrà nella storia, Luciano D'Affaro. Io sono indagato e scrutato dalla politica delle ripeti da sempre, perché sono un po' contrario a diverse cose, ma a me mi fanno un grande piacere, così mi controllo. Di quella cosa bella di Tobi, dai. Volevo dire, allora, per andare nel discorso, innanzitutto non sono stato invitato, ma sono venuto proprio, come ha detto il Presidente, come cittadino che si vuole informare, perché la maggior parte di quelli che hanno parlato sono tutti invitati. Allora, volevo dire che per quanto riguarda due casi, mi dovete permettere, devo dire, nel 1971 Giovanni Agnelli venne in Val di Sacro, come ben ricordato, io ve lo ricordo benissimo perché ho una certa età, a fondare la Sever Fiat ad Adessa. Benissimo, la Sever Fiat con il tempo è diventata la più grande industria regionale e anche meridionale per quanto riguarda l'automotive. 6.200 addetti. Il sindaco allora di Paglita, Graziani, e il sindaco di Adessa di allora, che era Staviscia, hanno sempre detto che nonostante tutti gli insegnamenti, che poi la Valle del Sangro, la Valle della Morte, la maggiore valle industriale dell'Abruzzo,
hanno sempre detto che loro avrebbero difeso la città di Atenza di Pagliata, entrambi erano due del vecchio Partito Comunista, che non avrebbero aumentato la popolazione. Infatti, se andiamo a vedere, un'azienda di 6.200 addetti avrebbe portato sicuramente adesso a 500.000 abitanti. A Staniscia e Graziani, proprio per volontà politica, hanno impedito questa trasformazione in megalopoli. Altro esempio, c'è una città che si chiama Todi ed è in Umbria, che ha circa 20-24.000 abitanti, se non vado sbagliato. Questa città, per chi non lo sapesse, ma dovrebbe essere abbastanza famosa, l'UNESCO, quindi l'ONU, non l'Unione Europea o che devo dire il ministro italiano, ha riconosciuto questa città anni fa come la migliore città a misura d'uomo del mondo, non dell'Italia, dell'Europa o dell'America, del mondo. Una città di 24.000 abitanti. Io mi riferisco, ho fatto questo esempio perché voglio dire che al di là delle volontà di, diciamo, di cui sono giuste praticamente, volontà mastodontiche, non so, ciclopiche di questa Pescara Nuova, e sono d'accordo perché lo decide la popolazione, bisogna però non tanto parlare di smart city, digitalizzazione, certo è giusto, sono cose molto importanti, ma le città misura l'uomo, perché il comune cittadino, come ha detto il presidente della ASL, non vuole sapere quanti abitanti si hanno, ma come viviamo. Il comune cittadino, l'anziano, il bambino, è esattamente questo è il vero fondamento della. Ok. Della, aspetta, un attimo, fammi vedere un attimo una cosa. Se ho detto, perché può dire. C'è il sottosegretario che poi delle cucine. Sì, sottosegretario, scusi un attimo, aspetta. Vabbè, comunque. Niente, vabbè, allora io l'unica cosa che posso dire è che praticamente bisogna pensare soprattutto alla qualità della vita, come si vede, quindi città misura l'uomo. Un'altra cosa voglio dire e basta, a livello statistico esiste, io seguo le statistiche da anni e anni e anni, c'è il 23° rapporto dell'ecosistema urbano ancora di Lega Ambiente, dobbiamo dircele queste cose, non possiamo nascondere, mettere la polvere sotto i tappeti come ha fatto di prima Chini. Praticamente Pescara tra il 2015 e sta al 95° posto dei comuni capoluogo d'Italia con 104 comuni, è passato di 16 posti indietro rispetto all'anno precedente. Già questo fa indicare, per favore, guardate questa situazione. Ok, grazie. Carlo Padovani per la Confcommercio. In rappresentanza della Confcommercio. Buongiorno a tutti, io porto il saluto del presidente D'Anelli e porto anche la voce della Confcommercio. Noi siamo un'organizzazione di imprenditori, per noi questa è ormai musica che conosciamo da tanti anni. Noi da diversi anni abbiamo sempre detto che la grande Pescara, la nuova Pescara, una Pescara più ampia ci consente a noi imprenditori di avere più servizi, di avere un'unica ente burocratico e di fare delle scelte sul territorio che, a differenza tra un comune o un altro, rischia di impedire agli imprenditori di fare attività economica. Detto questo, vuole significare che questo è l'inizio. Noi ci auguriamo, e il nostro direttivo del 27 lo diremo, che noi allargheremo questa mano. Cioè, nel senso, noi vogliamo che da qui a 10 anni arriveremo a una vera area metropolitana. Il nostro prefisso, sottosegretario, è lo 085. E chi allora scelse di fare lo 085 parte da Ortona e finisce a Pineto. Quindi questo lo 085 è il prefisso telefonico fatto dagli anziani di allora che la politica la vedevano un miglio lontano. Io aggiungo una cosa, la città di Pescara entra nella discussione politica, ma non è che deve confrontarsi a ovest, pensa che si vuole confrontare a est e quindi essere un interlocutore sul territorio non nazionale e anche europeo. Quindi si chiami capoluogo, si chiami area metropolitana, a me pescarese, agli amici di Pescara ci interessa che la nostra città diventi il vero interlocutore sul territorio nazionale e possa stare ai tavoli col suo peso non solo politico ma anche numerico ed economico. Questa è la voce della Confcommercio. Grazie Riccardo Padovano, la parola a Maria Teresa.
Amici, sottosegretario di Stato alle Riforme. Scusaci per l'orario. Io sono io, vi ringrazio. Devo dire, devo anche confessare che quando ho ricevuto l'invito da parte del presidente D'Alfonso, avevo immaginato, come dire, all'inizio uno scherzo, mi invita a fare cosa. Poi invece da questo incontro, che era legato ad un tema di grandissima attualità, che è il tema delle fusioni e dell'assetto e del disegno istituzionale, sono arrivata oggi, mi sono ritrovata invece a un convegno che è anche un convegno del Partito Democratico. C'è un punto che io vorrei, mi scuseranno gli ospiti, i docenti che hanno parlato prima di me, ma che io ritengo un punto essenziale della riflessione politica della fase attuale. Se il Partito Democratico, in un momento molto particolare della sua vita e anche del complesso della vita del Paese, decide di affrontare in un atteggiamento costruttivo, ma anche di messa in discussione del suo ruolo e della sua funzione, per poter ragionare intorno ad un assetto istituzionale con maggiore consapevolezza e anche il rapporto con i propri eletti in regione, evidentemente il tema richiede non solo grande attenzione, ma io credo anche ulteriori approfondimenti. Lo dico al presidente D'Alfonso, perché il suo intervento, come dire, come sua natura, ha aperto spiragli di riflessioni che travalicano lo stesso tema del ruolo e della necessità del disegno delle funzioni. Ma proprio per questo richiedono, proprio alla luce di quel tipo di intervento, io credo una maggiore consapevolezza delle classi dirigenti del Partito Democratico, non solo delle sue classi dirigenti, ma complessivamente anche di una nuova formazione degli amministratori del Partito Democratico. Perché se noi non teniamo insieme questi due aspetti, il rischio che i disegni complessi, ma che hanno, come dire, una prospettiva di futuro, che sono proprio i disegni costituzionali e istituzionali, se non abbiamo le gambe, le teste, le idee che li rendano, come dire, oggetti, noi corriamo il rischio di apparire astratti e lanciare solo messaggi che poi non si realizzano. C'è un lungo processo di costruzione di nuova cultura politica ed istituzionale. Io non mi sottraggo alle questioni che qui sono state poste, in particolare perché il tema delle fusioni, così come l'abbiamo affrontato, ma Vedrozzi lo ha già detto nel penultimo intervento, mi diceva come dirigente della funzione dirigente pubblico degli affari regionali, a lui sa bene, ma lo dico anche al presidente D'Alfonso, nemmeno qualche mese fa, più di qualche mese fa, si è depositata una relazione di un'indagine conoscitiva che si è svolta nella prima commissione affari costituzionali della Camera, su cui sono stati auditi tutta una serie di soggetti proprio sul tema del disegno tra unioni, quindi le fusioni, dentro le quali compreso una dei soggetti che più forse mette in parallelo anche discussione che ho letto anch'io sulla stampa, perché è mia abitudine, come dire, arrivare ai convegni un po' documentata, e che è stato un intervento della Corte dei Conti che ha cercato di spiegare questo problema, che non è semplicemente di assonanza tra l'efficienza della richiesta di maggiori servizi e dall'altro l'abbattimento dei costi, quanto rende è reso utile fare una fusione. Ecco, la Corte dei Conti infatti ha testimoniato che sono 586 credo attualmente le fusioni rispetto alla massa dei 7.800 comuni, in particolar modo sono comuni anche al di sotto dei 5.000 abitanti, molti nel nord d'Italia. Si testimonia quella relazione della Corte dei Conti che si ha un aumento, come dire, di spesa di investimento, no, in inglese di conto capitale, ma molto di investimento, vale a dire una delle ragioni vere della fusione è quella non di abbassare i costi, ma di rendere efficiente la propria azione. Ed è efficiente rispetto a chi e a che cosa, e quindi entro adesso nel merito della questione. Nel 2014 qui si è svolto un referendum, che è un tema che ha riguardato una questione di democrazia partecipativa. Noi alle cose ci dobbiamo credere. Se quando le popolazioni sono chiamate a rispondere a un referendum e lo assumono con oltre il 66%, io credo che è buona abitudine, oltre di onestà intellettuale, tener conto di quel risultato. Perché i risultati in democrazia non devono essere legati solo agli interessi particolari,
lì c'è stata un'espressione, né si può venire a dire che quelle popolazioni forse non erano state ben informate, perché anche questo è un modo sbagliato e costruisce un'idea della politica e del livello della decisione e della consapevolezza dei cittadini che li rende non cittadini responsabili, ma cittadini in qualche modo che possono essere pilotati o le loro coscienze dirottate rispetto agli interessi altri rispetto a questo. Io credo che quei cittadini hanno deciso di dare quell'assenso che è una ragione, che è una ragione grande, che è quella che nelle situazioni in cui i livelli dei diritti essenziali, dei servizi, della capacità di vivere, come dire, la mobilità in un certo modo, di avere delle amministrazioni efficienti, di avere la qualità anche della vita urbana e di sostegno, sono i temi che spingono le popolazioni a chiedere l'esigibilità di quel diritto e di vederselo riconosciuto. Ed è stato il dato preminente nella scelta di chi ha deciso che il tema di questo disegno non è l'idea della grande Pescara. A me piacerebbe molto di più che forse nella vostra comunicazione il tema sia quello della città di Pescara, il suo futuro all'interno di un sistema che la mette al centro dell'Adriatico, il rapporto a disegni istituzionali che ne superano anche l'idea della, di una sorta di provincialismo che noi abbiamo, che è conseguente anche alla storia di identità molto, come dire, io ho usato alcuni termini molto campanilistiche, e che nella storia d'Italia hanno portato a volte non un elemento di avanzamento, ma un elemento di arretramento. È la storia, come dire, del regionalismo, delle autonomie, e adesso ne parliamo di regioni che sono state istituite negli anni 70, quindi non è che sono, come dire, un'istituzione secolare, cosa di più dei comuni. Quindi quei cittadini hanno risposto a questa domanda. La seconda questione è che dentro quell'idea di democrazia adesso c'è una responsabilità delle classi dirigenti, delle classi amministratrici, di dare non solo risposta, ma di istruire un processo che, tenendo conto di quel risultato, costruisca insieme a questo progetto una serie di elementi che sono la procedura ma anche la sostanza di quel disegno. Voi sapete che nella giurisprudenza, soprattutto ai professori che hanno parlato prima, c'è tutto un dibattito di come, come dire, si avvia, cos'è il referendum, quali sono i vincoli di questo referendum. Ma la regione Abruzzo, come poche altre regioni in Italia, per cui il Lazio ed altre, dentro questa disciplinata, cosa che non ha fatto ad esempio la Calabria, perché i risultati disastrosi anche di alcuni processi di fusione in Calabria avvengono perché la relazione che accompagna l'idea delle fusioni non è comprovata da nessun studio di fattibilità, di ragionamento, di prospettiva, e se deve diventare la fusione semplicemente lo strumento per cui si pensa che io metto insieme enti che hanno problemi di bilancio mentre è cambiato completamente l'assetto, non è che se io ho problemi di bilancio di comuni in predissesto li metto insieme e risolvo il problema della liquidità, anzi paradossalmente quello mi rende ancora più difficile la questione. La regione Abruzzo ha, io l'ho letta, la relazione di tipo introduttivo che accompagna l'idea di questo percorso fino al 2019, contiene una serie di elementi, anche lo stesso articolato di legge, che risponde ad alcuni degli elementi, come dire, di preoccupazione che ho sentito nel primo intervento del sindaco di Montesilvano. Mi pare che sia, il professor Oro lo ha spiegato nell'articolato di quel disegno di legge, che alcune delle preoccupazioni sono, come dire, abbastanza affrontate già nel testo di legge, ma dice anche che nel processo che da qui al 2019 il ruolo di protagonisti devono essere proprio di quei sindaci che devono rispettare la volontà dei propri cittadini e devono condividere questo percorso per trarne, come dire, i tratti essenziali di un'idea di futuro. E l'idea dell'area metropolitana, lo dico perché credo l'abbia detto proprio il dottore Grotti, la Delino, che pure voi sapete essere stata una legge molto contestata, lo dico soprattutto ai presidenti di provincia, perché noi abolivamo, come dire, un ente intermedio, c'è stata una lunga discussione, ma che riguarda la storia dell'istituzione delle province, ma che tra la regione e il comune, che ci fosse possibile e necessario un luogo intermedio
che avesse delle funzioni chiare e non ripetitive di anni regionali o comunali. E tant'è vero che nel delineare la nuova legge del Sud c'erano i cosiddetti ambiti territoriali, sovracomunali, la stessa interpretazione di che cos'è oggi la provincia, che viene esercitata pensando che non è cambiata, è un errore, prima ancora, come dire, di disegno istituzionale, di non comprensione delle questioni che noi abbiamo posto, perché sarebbe già compito della provincia capire dentro il sistema dello sviluppo e della proiezione di questa, come hai costruito questi ambiti territoriali che danno non solo soddisfazione a quel bisogno che viene risolto dalle popolazioni con il referendum, ma avrebbe messo l'ente provinciale a capo di un ragionamento che si desse forza alle regioni, soprattutto alle regioni più piccole. Non è più possibile ipotizzare che dentro la questione degli ambiti noi abbiamo ancora chi pensa che il solo dato importante per tentare di essere competitivi è il dato demografico, perché la demografia, essendo una scienza, come dire, come tutte le scienze, ha bisogno di essere poi calata, è tanto importante solo se collegata alle funzioni che tu puoi svolgere ad una data realtà istituzionale, perché altrimenti il rischio si perde il senso, come dire, delle operazioni politiche che si vogliono mettere in campo. Mi pare che qui le organizzazioni del movimento delle imprese testimoniano, come dire, una velocità molto più attinente a quello che deve essere il processo con cui tu insegni, chiedi all'istituzione, alla politica e alla politica una responsabilità, quella di costruire le cosiddette infrastrutture materiali e immateriali con le quali competi non dentro la regione Abruzzo, nell'Europa, nel mondo, perché noi abbiamo il tema che la internazionalizzazione delle nostre imprese, il tema della globalizzazione, ci impone oggi un ragionamento per cui le istituzioni devono essere concepite non come il disegno, come dire, di nicchie di potere o, come dire, o elementi anche di vantaggio individuale, ma come lo strumento attraverso il quale tu gli dai risposte ai bisogni di un territorio, lo ridisegni e gli dai anche una prospettiva. Perché vedete, a me ha colpito molto la riflessione che è stato un po' un filo conduttore di gran parte degli interventi, la città futura, il ruolo dell'urbanistica, il disegno. Ma le città, sono state, come dire, anche negli insegnamenti, il presidente D'Alfonso si è avventurato, come dire, in una disquisizione di che cos'era la città del Medioevo e come veniva concepita. Io potrei parlare, ma insomma, lo faccio con reminiscenza scolastica, che è un'antica passione, ma nelle città c'era poi una variabile che non era solo lo spazio, era il tempo di Legoff è famoso, come dire, nel Medioevo. Ma perché segnava il tempo? Perché tra lo sviluppo del potenziale umano e lo sviluppo dell'urbanistica c'è il richiamo ad una soggettività del cittadino consapevole ad assolvere un ruolo che riguarda non l'esistente ma il futuro. Questo è il punto straordinario che voi avete l'occasione di far vivere da qui al 2019. Chiedere che su questa discussione non è la messa in discussione dei capoluoghi, non è l'idea di quale è l'elemento della regione, ma come si contribuisce a far sì che la regione Abruzzo, che è confinante con la mia regione, che è il Lazio, non è un caso che ha invitato, come dire, le autorità portuali di Civitavecchia e di Pescara, lo fa sulla base di un ragionamento che, proprio perché ci avviamo non nell'esistenza, nel conservare le proprie nicchie, ma dobbiamo ipotizzare il futuro, quel futuro va costruito giorno per giorno con una responsabilità che è certo istituzionale, ma soprattutto della cultura politica. Per questo mi fa piacere essere stato in un convegno promosso anche da Sigi. Adesso la palla non la potete lasciare e né la potete fermare di fronte a un'idea dove il conservatorismo è tutto quello che poi impedisce di andare avanti. C'è un tema che riguarda la prospettiva della regione Abruzzo, della sua capacità di guardare, di leggere in maniera moderna dal quale i processi dell'innovazione industria 4, sapendo che certo creerà problemi, ma quei problemi tu li affronti solo se li conosci. Avere paura delle cose che non si conoscono
con il rischio solo di farci diventare impotenti e probabilmente non una grande regione Abruzzo, ma una regione Abruzzo più marginale. Che mi pare che in questo momento l'idea della pescata del futuro e l'idea di avere una regione che possa salire, essa attrattiva di investimenti e di questioni è il tema su cui cimentare veramente un'idea nuova della politica, ma anche una grande passione per una discussione intorno alle questioni istituzionali, che non è solo ingegneria istituzionale, è la capacità di leggere i processi, come dire, che ci costringono ad avere un atteggiamento di grande razionalità politica, ma anche e soprattutto dell'efficienza, che non è anche questa astratta, ma è lo strumento per migliorare le condizioni di vita delle persone e, della, e dei bisogni dei cittadini. Grazie al sottosegretario e ringrazio tutti, speriamo di ritrovarci in un prossimo appuntamento per continuare questa utile e bella discussione. Grazie a tutti.